Anno 1959, 10 anni prima del piccolo passo dell'uomo e del grande passo dell'umanità. La NASA, che non è il nome al femminile di quello che usiamo per pippare, ma l'Agenzia Spaziale Statunitense, ha effettuato degli esperimenti segretissimi sulla capacità di permanenza dell'uomo nello spazio. Le scarse conoscenze e la tecnologia imbarazzante del tempo hanno segnato una tragedia umana. Un manipolo di eroi, dei quali ora non si sa più nulla, ha sacrificato la propria vita per la scienza e per la fica. Non è così, permanendo in una stazione spaziale minuscola e assolutamente non idonea alla vita. Il nome della missione era Apollo 00 come la farina. Apollo 00 come la farina. Grazie al ritrovamento delle registrazioni della missione, ora possiamo narrarvi le incredibili gesta di quel manipolo di stronzi. Ecco a voi le avventure dell'Apollo 00 come la farina. Houston, abbiamo un problema. No, siete voi Houston, il problema l'abbiamo noi. Allora, Apollo 00. Sì. So che siete partiti senza cibo. Ecco, abbiamo finito le unghie. Qui Houston, Apollo 00, vi stiamo mandando del cibo. Sì, allora, volevamo spiegare subito che abbiamo dei piccoli problemi, perché la stazione è piccola, cioè probabilmente c'è stato un errore in progettazione. Sì. E io e il tenente John siamo abbracciati da 23 ore. No, il problema è che ci continuiamo ad alitare in faccia. Sì, ecco, e non abbiamo portato delle gomme. Apollo 00, qui Houston, mi ricevete? Sì, ti riceviamo, Houston. Allora, vi stiamo mandando un appezzamento di terreno. Come? No, allora, forse non avete colto la drammaticità della situazione, ma... La metitrebbia è in arrivo. No, il problema è che probabilmente non sappiamo dove metterla. Cioè, siamo... Vi sentite soli? No, siamo stretti, molto stretti. Non c'è problema, per la solitudine la soluzione è in arrivo. A soli. Ma no, cosa? Non potreste mandarci dei generi alimentari di prima necessità, tipo acqua? Abbiamo finito i capelli. Esagerati. Mi sembrava una richiesta troppo? Troppo. Vi stiamo mandando un appezzamento di terra con un fattore che vi farà crescere del gran turco spaziale. E la mucca? Quale mucca, scusi? Houston? Apollo 00, come la farina. Qui Houston. Sì, Houston, vi sentiamo. Allora, l'orso bruno è in arrivo. Cosa serve? Fategli un po' di spazio. Ma non c'è. Caratteraccio. Anche. Un secondo solo, Houston, che parlo un attimo con... Guarda fuori dallo blò, dovresti già vederlo. Veramente sta graffiando sul vetro. Tra l'altro ci chiedevamo come avete fatto a mettere un casco all'orso. Dovrebbe esserci all'esterno dell'astronave l'orso. Di fianco. Sta ridendo, Houston. Sì, no. Un contadino calabrese. Eh? Ma non c'è abbastanza spazio. Un attimo, guardate, dovrebbe essere di fianco all'orso. Sì, sta picchiando al vetro. Lo vedi? Sì, lo vedo. Vuole... Allora, Houston, il contadino... C'è un contadino calabrese che vuole entrare nella stazione, ma non sappiamo dove metterlo. Fategli spazio! Ma non c'è lo spazio. Houston, è una scena orribile, Houston. Houston, l'orso sta aggredendo il contadino calabrese, sporcato di sangue, budella, tutto il vetro. Si sta dimenando. Ok, vi mandiamo degli stracci del vetrillo. Ma no! Apollo 00 come la farina. Apollo 00 come la farina. Ah, mamma mia, quanto siamo scemi. Eh beh, sì, abbastanza. Vi odio tantissimo, sappiatelo. Vi odio a dei livelli. Ma dai, ma è Natale, Marco. Ma è Natale. Domani c'è la diretta video, eh.
Ah, che bella roba, non vedo l'ora. Guarda, apposta metto un adesivo sulla telecamera così mi vedete. Ma che brutto carattere. Per il suo programma, tu pensa che pazzo che è, ragazzi. Sì, è un matto. Andate a fare in culo, va. Grazie a Pippo Palmieri, grazie, ragazzi, fratello. Grazie, meno uno, ciao. Grazie, fratello, ti voglio bene. Grazie al mio caro e unico amico, vero, nel cuore, nell'anima, sì, Herbert Ballerini. Ciao ragazzi, buon Natale. Grazie. Ciao. Grazie, ciao, maestro. Ciao. Rimanga che le devo far fare 866 scenette. Sì. Grazie, maestro. Grazie. Sì. Grazie a Fabio Alisei. Grazie. Paolo Nois. Grazie a Marco Mazzoli. Merda. Grazie a Luca Alba. Merda. Grazie a Spine. Merda. Grazie a Marco Dona, la Popi. Grazie. Basta. Alan Caligiuri. Sì. Ceruti. Ivo Ava. No. Ivo Ava. Oggi sono buona. Pure Maccio Capatonda. Ci risentiamo domani dalle 2:04. Ciao. Ciao. Grazie alla Cumpa di Viaturati e alla grande famiglia sulla pagina di Facebook bloccata. Non riusciamo a commentare oggi. Ciao. Vi odio. Sali, ma sali. Lo sento. Vai a fare in culo.